ascoltato bene sto Vangelo? Vi ricordate qualcosa? Rifocalizziamo, Il seminatore che esce a seminare, questa immagine, semina parte del seme sulla strada. Vengono gli uccelli, se mangiano subito tutto il seminato. Continua a seminare, parte cade sul terreno sassoso. Ho passeggiato stamattina, le rocce, lì se ci metti i semi, gli alberi non crescono. Le rocce a un certo punto soffocano il seme e buonanotte. Un'altra parte cade sui rovi. I rovi crescono e soffocano le piante. Questo lo fanno pure con le piante di casa nostra. Se ci cresce pure le erbacce vicine, se le mangiano non le fanno crescere. E un'altra va a cadere sul terreno buono e produce 30, 60 o 100 per uno. Allora, l'abbiamo fatto già stamattina con la canzone di Nelly San. Secondo voi, parlate prima voi, diciamo oggi, che significano queste cose? Chi è il seminatore secondo voi? E che cos'è il seme? Vediamo. Poi domani Gesù ci darà lui stesso la spiegazione, prendiamo altre cose. Chi è il seminatore e che cosa semina? Gesù. Seminatore secondo te è Gesù? Gesù. Gesù, ok. E che semina Gesù? Che cosa semina Gesù nel nostro cuore? Come fa? Come fa? Coraggio. Come? Coraggio. La speranza. No, ma che cosa fa anzitutto Gesù a noi? La prima cosa che fa? Ci fa nascere. Poi? Che ho detto io fino al Vangelo? Che ho detto? Parola del Signore. Gesù parla oppure non parla? Parla. Secondo voi questi giorni Gesù sta parlando oppure no? Parla solo con Leonardo. Leonardo dove sta a sentire? Non è molto importante. Gesù parla questi giorni. Hai visto la canzone di oggi, no? L'indifferenza, l'andare dietro il gregge, la massa. Secondo voi l'indifferenza c'è qua dentro, dentro queste quattro cose? Sì. Chi è? Secondo voi? O la strada, o la terra, o i sassi, o le spine. L'indifferenza, quello che non importa niente, secondo voi chi è? Le spine. Le spine sono quelli che si fanno soffocare, cioè ci stanno. I sassi domani Gesù ci dirà che sono quelli che sono incostanti. Eh? L'indifferenza è la strada. Se io semino un seme qua dentro, lo butto qua per terra, che ce fai? Vengono gli uccelli, poi vedremo domani chi sono gli uccelli, sapete chi sono gli uccelli, ce lo spiega Gesù domani. Vediamo. Allora, quando uno è indifferente, come ho detto come stamattina, uno sta qua e dice, quando un catechismo dice, forza non ha, spara tutto, tanto alla fine la credi ma faccio uguale. Cioè, quello, oppure venì Sant'Antonio da Padova, il più grande predicatore di tutti i tempi, Gesù in persona, non gli resta niente, non gli entra niente dentro il cuore, perché non gli importa niente. Capite? Quindi non è che Gesù non parla, Gesù parla, ma lì trova proprio il cemento. E come ho detto, siccome Gesù non fa violenza, non prende il martello pneumatico e sfascia il pavimento, è come se non ci fosse stato niente. Poi ci stanno l'omaggio di nostro Signore. Vediamo che sono le spine e i sassi. Dice le spine, immaginate sto seme che a un certo punto viene soffocato. Che saranno tutte queste cose che soffocano? Bravo, parte sui peccati. Gesù dirà i tanti impicci che ci abbiamo, cioè le preoccupazioni del mondo e gli affanni della vita. Ma adesso Gesù è un pochino più così. È chiaro che noi abbiamo una vita che è fatta di tante cose, ci abbiamo la scuola, ci abbiamo gli hobby, ci abbiamo lo sport, ci abbiamo tante cose, no? Però dobbiamo imparare nella nostra esistenza, come stiamo vedendo in questi giorni, a dare anche uno spazio giusto a noi stessi e al nostro rapporto con Dio e a riflettere davanti a Lui. Perché se questo non me lo creo, che succede? Che tutte quante le cose che vivo, pur importanti, lo soffocano. E anche quello che avrete vissuto in questi giorni, che sono dei semi che stanno dentro i vostri cuori, ve l'assicuro, ve l'ho già detto, voi non vi rendete conto adesso, forse le cose che vivete adesso le rispolvererete tra 20 anni, io spero che riviate subito, ma ci stanno. Bisogna vedere se vengono soffocate oppure no. E poi c'è un altro problema. I sassi, un po' di terra c'è, però è poca, e ci stanno questi sassi che danno problemi. Domani Gesù ci dirà, perché oggi ti anticipo quello che dice Gesù, poi domani diamo la soluzione.
se io avessi le spine che faccio? E se io fossi un cuore di pietra che faccio? E se ci stanno i sassi, Gesù dirà, sono quelli che sono incostanti, cioè magari si entusiasmano, però poi durano poco, capito? Sono quelli che hanno le grandi esperienze, però poi non la portano avanti, no? Adesso, come avevo già accennato, noi stiamo qui questi giorni, viviamo delle cose belle che saranno comunque belle, però sarebbe bello se fosse l'inizio di un cammino, perché quello che viviamo oggi non è sufficiente in questi giorni per voi per farvi fare una grande svolta di vita. Diciamo che mette alcune basi. È chiaro che queste basi poi hanno bisogno di essere sviluppate. Come? Piano piano, col tempo, senza troppi impegni, ma anche facendo poco, ma bene, poi ne riparleremo a settembre. Non è, ce lo strutturiamo noi se vorrete, però è importante che ci sia, che non vada disperso tutto quanto, perché altrimenti se svanisce, è svanito e tutta la potenzialità di bene non giunge a maturazione. Poi vediamo le cose positive, e anche qui, capite, Gesù dà a tutti la stessa cosa, però c'è chi risponde in un modo, chi risponde in un altro modo, chi risponde in un altro modo ancora. Voi sapete che io oggi e sempre non faccio mai nessun tipo di violenza, ma dentro il vostro cuore, anche in questi giorni, Gesù vi sta parlando, vi sta suggerendo tante cose. Bisogna vedere come tu rispondi. Se ti viene l'idea, fa mandare 5 minuti a pregare davanti al tabernacolo, se ti venisse st'idea, un conto è che tu dici ce vado, un conto è che tu dici non ce vado. Se ti venisse voglia di confessarti, un conto che tu ce vai, un conto che tu non ce vai. Capite? O tante altre piccole cose, ti venisse voglia di fare due chiacchiere qualificate, oppure di intervenire. Stamattina ho detto, cominciate a parlare voi, che risonanza vi dà questa cosa? Dire la propria in quel contesto è molto molto importante. Non dirla è un'occasione persa. Ecco, quindi sembra fatta apposta sto Vangelo per quello che stiamo vivendo. Insomma, si vede che come Gesù prepara e precede il nostro cammino. Quindi portiamo tutte quante cose, queste cose all'altare. Io spero per tutti voi che sia la terra buona e che possiate avere una grande vita, come abbiamo già visto ieri. Non tutti andranno al massimo, arriveranno a 100, ma già che uno arriva a 30, magari che fosse, insomma, ci accontentiamo. Ecco, speriamo che però questi giorni siano l'inizio e la base di un cammino che piano piano, con calma, ma anche con gioia e con costanza, possa andare avanti. Lo chiediamo alla Madonna questa sera. Oggi è mercoledì, sapete che è il giorno che la Chiesa dedica a San Giuseppe, stiamo celebrando la messa in onore di San Giuseppe, anche perché mi è stato chiesto proprio di fare una messa di ringraziamento a San Giuseppe per una grossa grazia ottenuta. Fidiamo anche a San Giuseppe. Quindi il tempo che ancora ci resta da vivere insieme, c'è ancora una giornata da stare insieme, e anche il nostro cammino che ci aspetta. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.